Chi come me è stata bambina negli anni 80 del secolo appena passato, è probabile che si ricordi il cartone animato Belle Sebastian. Già all'epoca mostravo i primi sintomi della mia fissazione per la nutrizione dei cani, perché ricordo perfettamente che in più di un'occasione mi sono domandata come un orfanello potesse riuscire a far mangiare tutti i giorni un bestione come Belle. Questo cos'è? È un cane. Quello non è un cane, è un orso. Ok, è vero, Sebastian non era un orfanello, perché inizialmente viveva col nonno in un paesino francese sui Pirenei, al confine con la Spagna, ma ben presto lascia la casa del nonno insieme al piccolo cane Pucci e alla gigantesca Bella, una femmina di cani da montagna dei Pirenei, per avventurarsi in Spagna alla ricerca della madre scomparsa. Quindi non un orfanello, ma un bimbo di 7 anni lontano da casa e squattrone. Ma la domanda rimane la stessa. Come avrebbe fatto un bambino così piccolo a provvedere al fabbisogno energetico della gigantesca Bella? Negli ultimi anni sono usciti alcuni film al cinema su Belle e Sebastian. L'argomento è stato affrontato solo marginalmente, facendo intendere, in uno di questi film, che Belle era interessata dai generici canini. E in un altro, chiamava a saziarsi sbranando, ogni volta che se ne presentava l'occasione, un soldato nazista. Nota margine, nel film sembra che non ritenesse piacevole mangiare le pecore che si trovavano sole e solette al pascolo. Ammetto però che come è stato affrontato l'argomento al cinema non mi ha convinto molto. Quindi ora che ho una figlia della stessa età di Sebastian, che soprattutto ho un master in nutrizione veterinaria, ho fatto dei conticini. Innanzitutto per capire di quale fabbisogno energetico parliamo. Non mi pare che si sia mai accennato all'età o al peso dell'animale in queste storie. Quindi ipotizzerò che Belle abbia 3 anni ed un peso di circa 40 kg, con un BCS5. Per effettuare il calcolo del fabbisogno a spanne, considererò che Belle faccia un'attività fisica intensa giornaliera di circa 3-4 ore e che viva all'aperto in una temperatura compresa tra gli 11 e i 24 gradi. Per l'attività fisica credo di essere stata un po' bassa, considerando che gironzolando per la Spagna è possibile che ne faccia molta di più. Comunque, tenendo conto di tutti i fattori di correzione, stimo un fabbisogno energetico giornaliero di 2274 kcal. Non male. Ora prova ad imbastire una dieta per Belle, la più economica possibile, ma comunque sempre equilibrata. Riferendomi ad un articolo pubblicato sul blog La nutrizione veterinaria secondo MyVetDiet, in cui si faceva il confronto fra alcune fonti proteiche di carboidrati e fibre per valutare quale sarebbe stata sulla carta la dieta casalinga più economica, scelgo come fonte proteica la lonza di suino, come fonte di carboidrato il riso basmati e infine come fonte di fibre le carote. Poi aggiungo un po' di olio di semi di girasole per apportare la giusta quantità di acidi grassi essenziali e infine equilibro la dieta con un integratore. A schermo vi mostro una dieta il più semplice possibile, che sarebbe in grado di soddisfare tutti i fabbisogni energetici di Belle e di garantire il giusto apporto di nutrienti, di cui ha bisogno per vivere in salute. Ci tengo a far presente che questa dieta non deve essere utilizzata per nessun cane, nemmeno se chi guarda il video si chiama Sebastian ed è il proprietario di una bellissima pastore dei Pirenei di colore bianco che risponde al nome Belle. Essere utilizzata solo per pastori di Pirenei di colore verde e per nessun altro animale. Insomma, 700 grammi giornalieri di lonza di suino da reperire tutti i giorni non deve essere uno scherzetto per un bambino di 7 anni. Quindi, se hai 7 anni e ti stai per avventurare alla ricerca dei tuoi genitori, ti suggerisco di cercarti come compagno di avventure un cane di piccola taglia, o meglio ancora un gatto. Anzi, per andare sul sicuro e limitare il più possibile le tue spese, ti suggerisco di scegliere un coniglio.